possa esser dannato se non assistere a un delizioso concerto improvvisato nell'atrio da Max Gazzè, prendere il sole in piscina con Irene Grandi, fare colazione con i New Trolls o con The Colors, incontrare in ascensore Clementino, Gigi D'Alessio o Luca Barbarossa. Succede agli ospiti dell'Hotel Villa Venus di Atena Lucana e quest'estate 2019 è successo ancora più di sempre. Sono davvero tantissimi, infatti, i VIP che hanno scelto il prestigioso Hotel Valdianese tra l'inizio di giugno e la fine di agosto, ma in generale è stata un'estate sold out presso il Villa Venus. Ovviamente a non passare inosservati sono stati soprattutto i cosiddetti VIP, tra gli altri anche Enrico Ruggeri, Carmen Consoli, Michele Zarrillo, Paolo Belli, Francesco Gabbani, Massimo Ranieri, Alex Britti, Serena Autieri, Cristina D'Avena, Umberto Tozzi, Stefano Di Battisti, Luca Carboni e la PFM. Un elenco sicuramente incompleto, ma che rende l'idea di come il Villa Venus sia diventato il punto di riferimento per famosi artisti del mondo della musica e per noti professionisti del mondo dello spettacolo. È stata un'estate sorprendente. Abbiamo avuto un incremento di ospiti in questi mesi estivi, ospiti quelli che vengono considerati normal people, e anche un incremento di quelle che vengono considerate le very important people, i VIP. Sono stati molti gli ospiti importanti che si sono fermati qua nel nostro albergo e hanno usufruito un po' di tutti i servizi. Ovviamente hanno soggiornato, ovviamente hanno cenato, ma hanno approfittato anche della presenza della piscina, e quindi c'erano diverse volte gli ospiti che prendevano il sole o facevano una nuotata in piscina con gli altri clienti, nell'imbarazzo più degli altri clienti che fondamentalmente che si vedevano, non lo so, un Enrico Ruggeri oppure Irene Grandi o i New Trolls, Clementino che con la sua band prendeva il sole e si tuffava nella nostra piscina. Ospiti e VIP che si intrattenevano anche per più giorni, anche se non avevano nulla da fare qui nel Vallo di Diano, cioè magari cantavano, avevano un concerto a 2 ore e mezza, 3 ore di macchina da qua in provincia di Catanzaro, Benevento, ma hanno preferito fermarsi qui nella nostra struttura, forse perché sapevano o immaginavano di trovare discrezione, che poi è quello che desiderano tanto, cioè poter stare in relax, poter vivere il soggiorno come le altre persone, no? Ma sono stati veramente sempre molto molto gentili, molto molto disponibili, nessun comportamento da VIP, no? Anzi, veramente è stata sorprendente, non ce l'aspettavamo, anche perché alcuni naturalmente sono venuti qua tramite agenzia, no? Agenzie con le quali abbiamo stretto dei rapporti negli anni, le quali poi si fidano di noi perché sanno che servizi offriamo. Molti VIP ci chiamavano direttamente, cioè da un giorno all'altro, e quindi dicendo che avevano sentito parlare bene della struttura e volevano venire da qua da noi, come Ruggeri, come Irene Grandi, come i New Trolls, che sono stati qua 3-4 giorni, anche se il concerto ce l'avevano in provincia di Catanzaro fondamentalmente, e così come Clementino e tanti altri, Colors ad esempio. Ci saranno stati degli aneddoti simpatici, molti dei quali sicuramente non ci potrai raccontare perché fanno parte, insomma, legati alla privacy di questi VIP, però dai, qualcosa che ci puoi raccontare. Ci sono delle richieste particolari, ad esempio qualcuno che voleva una camera totalmente candida, totalmente bianca, quindi tutto ricoperto da lenzuole bianche, i divani, i paralumi, e quindi immagina il nostro personale o noi dobbiamo ricoprire tutto di lenzuola bianche candide, e il bianco che poi doveva rispettare pure le torte, le cheesecake, tutte bianche, tutto bianco, i cornetti bianchi, quindi immagina di noi
a buttare zucchero a velo su tutti i cornetti o sui cappuccini, mi raccomando, non far vedere il caffè che spunta dal cappuccino. Poi ci sono delle cose, che degli aneddoti che danno soddisfazione, perché evidenziano o rivelano poi quello che fondamentalmente siamo. C'è Paolo Belli anni fa venne qui da noi a dormire, raggiunse l'albergo dopo il concerto, quindi a notte inoltrata, e noi, per diciamo metterlo a proprio agio, per fargli, anche perché sapevamo che non aveva cenato, gli facemmo trovare dei cornetti caldi, con la promessa che gli avremmo fatto di nuovo trovare i cornetti quando sarebbe tornato. Paolo Belli si è ricordato di noi e ha rinnovato la sua fiducia nei nostri riguardi, e so anche che ha parlato bene di noi con altri suoi colleghi, che tra l'altro stanno venendo, ecco. Francesco, in conclusione, si può fare accoglienza benissimo nel Vallo di Diano per ospiti che non sono diretti nemmeno nel Vallo di Diano e che si fermano appositamente. Qual è il segreto dell'hotel Villa Venus? Beh, il segreto dell'hotel Villa Venus non te lo posso dire, non è un segreto. No, scherzi a parte. È l'accoglienza, la capacità di far sentire i clienti, le persone che vengono qui da noi a proprio agio, oltre naturalmente alla qualità dei servizi, la professionalità dei nostri colleghi, dei nostri collaboratori, la cucina, lo chef, i servizi in camera, la pulizia dell'hotel, la piscina, il centro benessere, quindi la capacità di abbracciare il cliente a prescindere, appunto, se sia un VIP o se sia una persona, una normal people, ecco. Ritornano da noi, ci chiamano e siamo contenti di questo, fondamentalmente. È un piacere che si fermano qui da noi, che si fermano qui nel Vallo di Diano, che si fermano ad Atena Lucana, e sono persone che magari approfittano o spezzano il viaggio, devono affrontare un viaggio lungo, quindi in estate in particolare, da nord a sud o da sud a nord, e quindi il Vallo di Diano diventa punto strategico per tutti quanti, per fermarsi, ed in particolare ad Atena Lucana, dove insistono molte strutture alberghiere. Noi, come Hotel Villa Venus, quest'estate abbiamo lavorato benissimo, abbiamo lavorato tanto, e diversi giorni in cui abbiamo dovuto dir di no a molte persone che sicuramente avranno dormito in altri alberghi qui nel Vallo di Diano, e in particolare qui ad Atena Lucana, che diventa sempre più il paese dell'accoglienza.